Golden Goi X è un mazzo che piace tantissimo. È una carta molto semplice da usare, che ricorda Blacephalon, uno dei mazzi più forti degli ultimi anni, e che è un mazzo che è assolutamente alla portata anche dei giocatori meno esperti. In Giappone ha fatto qualche risultato, anche qui da noi nei tornei online qualche Goldengo sta facendo dei risultati, non ci sono ancora stati tornei grossi in Real, quindi è ancora presto per dire se questo mazzo diventerà effettivamente tra i mazzi più forti in assoluto, oppure se rimarrà semplicemente un buon mazzo, ma non a livello di mazzi come Miraidon, Lawson Box, Gardevoir, eccetera. Se sei un principiante e vuoi trovare una community in cui conoscere altri giocatori, chiedere consigli per migliorare il tuo mazzo ed essere sempre aggiornato su tutte le novità del mondo di carte Pokémon, ti consiglio di abbonarti al covo di Weavile. Puoi farlo da Twitch, tra l'altro l'abbonamento è gratuito se hai Amazon Prime collegato a Twitch, e appena l'hai fatto, mandami un messaggio su Instagram, così ti mando il link per entrare nel gruppo Telegram. Allora, Goldengo EX. Il suo attacco fa 50 danni per ogni energia base che scarti dalla mano. Quindi la cosa fondamentale da tenere a mente è quante energie mi servono in mano per fare il KO al Pokémon che voglio mettere KO. Questo è il concetto fondamentale. Giochiamo 12 energie metallo e abbiamo poi 4 recuperi di energia plus, con cui recuperiamo 4 energie per volta. Quindi le risorse sono abbondanti, di solito non arrivate mai troppo tirati che non vi bastano energie per fare i KO. La cosa a cui stare attenti naturalmente è il numero di carte che avete in mano, perché usare il cubo di energia plus significa scartare due carte dalla mano, e quindi a volte, appunto nel video è capitata qualche situazione, vi accorgete che male non vi bastano proprio le carte in mano per prendere tutte le risorse che vi servono. Magari avete due energie, ma se ne scartate una poi vi manca un'energia per fare il KO. Quindi questa è la difficoltà principale di questo mazzo, a cui bisogna stare un po' attenti, perché per il resto poi il mazzo è molto molto consistente. L'abilità di Goldengo vi permette di pescare una carta per turno, ma se questo Pokémon è in posizione attiva ne pescate due di carte. Ci mettiamo poi anche Greninja, con cui scartando un'energia peschiamo due carte, e poi come Pokémon di supporto Bibarel. Bibarel che vi accorgerete che non userete spessissimo, perché spesso comunque avete 3-4 carte in mano, ma è molto utile specialmente all'inizio per settarsi, e poi in alcune situazioni, per esempio una Kissara da 1 o da 2 a fine partita, per riuscire a vedere qualche carta in più. Solitamente voi utilizzate Bibarel per avere 5 carte in mano, e poi tutte le abilità dei Goldengo che avete in gioco per pescare altre carte. Il vostro obiettivo è avere in gioco quanti più Goldengo possibile, così da pescare tante carte. C'è Mew che è molto forte per andare a prendere le carte strumento, quindi con cui possiamo prendere, non so, Battle V-Pass e mettere in panchina i Pokémon che ci servono. Primo fra tutti Jimmy Ghoul, che non sono sicuro che sia la pronuncia corretta, che tra l'altro ha anche un attacco con cui ti può cercare nel mazzo un Pokémon base e metterlo in panchina, quindi comunque è anche un buon attacco. Il primo attacco che vogliamo fare nella partita spesso sarà quello del macchinario tecnico evoluzione. Noi assegniamo questo macchinario tecnico al nostro Pokémon attivo, assegniamo un'energia e evolviamo direttamente, prendendo l'evoluzione dal mazzo, due di questi Pokémon, che potrebbero essere poi, cioè possiamo prendere o due Goldengo, oppure un Goldengo o un Bibarel, a seconda dei Pokémon che abbiamo in gioco. Come carta d'aiuto, la carta principale che abbiamo è Pepe, con cui possiamo prendere questo macchinario tecnico evoluzione nel primo turno, o in generale le carte strumento che ci servono, come per esempio il recupero di energia plus. Abbiamo due lavoratrici, perché il sentiero Biancacima chiaramente è una carta che dà molto fastidio a questo mazzo, quindi noi peschiamo tante carte, ne peschiamo altre tre con lavoratrice, anziché usare per esempio Kissara, con cui dovremmo rimettere delle carte in fondo al mazzo, e poi appunto scartiamo anche la carta stadio che c'è in gioco. Abbiamo comunque anche due Lost Athones per avere dei modi per rompere il sentiero Biancacima e per mettere altri Pokémon base in gioco. Per il resto abbiamo due ordini del capo, che naturalmente sono importanti in ogni mazzo, e anche un contrachiappa Pokémon, che può essere utile perché comunque avendo 4 Pepe possiamo andare a prenderlo così se non abbiamo l'ordine del capo in mano. 3 Anfore Terrestri, carte fortissime perché ci fanno prendere 2 energie dal mazzo, quindi giocare questa carta vuol dire fare 100 danni praticamente, perché sono 2 energie. Per il resto la lista è veramente semplice, ragazzi. C'è la canna da pesca sopra per recuperare i Pokémon e anche le energie, Minor Ball sul passo di pilota, Ultra per prendere i Pokémon. È un mazzo veramente molto semplice da usare. Ve l'ho detto, i matchup possono essere un po', cioè alcuni molto positivi, alcuni molto negativi, perché comunque attacchiamo sempre con lo stesso Pokémon ed è un po' con a due premi, però è un mazzo che online sta andando molto bene adesso, quindi ve lo consiglio tanto. Allora, siamo contro Cianpao e comincia il mio avversario. Il matchup è molto positivo per me, perché ho la debolezza in favore, quindi per me fare un KO su Cianpao è veramente uno sforzo minimo. Lui come può giocarsela? Beh, innanzitutto il primo che pesca due premi vince la partita probabilmente. Lui ha anche la possibilità di fare il KO con Greninja su due Pokémon insieme, se non addirittura con Iron Hands su un Pokémon da un premio. Quindi ci sono un po' di variabili in questo matchup. Che belle quelle energie. Però diciamo che in generale io direi che comunque il matchup è molto positivo per me,
e ho anche un'ottima partenza, perché in questo momento metterò 3 Pokémon in panchina, di cui uno sarà Greninja, e prendo già l'energia da scartare. Pokéstop, ma... Cosa? Non ho mai visto niente del genere. Ha scartato 3 Perula con un Pokéstop. Mio avversario gioca un mazzo Arceus, non se ne vedono molto spesso ultimamente, Mesapoli Croce. Potrebbe essere Arceus Regidrago. Mi viene da pensare questo. Io giocavo... Ok, no, energia psico no. Cosa potrebbe essere Arceus in energia psico? Potrebbe essere tantissimi mazzi in realtà. Potrebbe essere una mole energia psico per giocare Espeon VMAX. Oppure l'attaccante principale potrebbe essere effettivamente psico. Non lo so. Io nel frattempo ho già la panchina piena praticamente, quindi molto bene. Ok, direi che usiamo subito sul passo di Plotta e ci prendiamo un Bidoof e un Jimmy Ghoul. Cavolo, non ho ancora capito come fare a pronunciarlo. Poi Minor Ball ancora e ne prendiamo altri 2. Direi che Mew non è il caso di metterlo in questo caso. Non è il caso in questo caso, perché comunque la mano va molto bene. La Mesapoli la tengo per prendere Bibarel per il prossimo turno, più che altro. Allora, scartiamo tranquillamente un'energia. Ok, sto pensando se voglio usare l'anfora terrestre. Devo farlo prima, forse, perché così non posso ritirare Greninja per il prossimo turno. Però in realtà mi aspetto che me lo metta KO, quindi forse va benissimo comunque fare così. E non se faccio testa, se prendo Bibarel sono tranquillo. Peccato. E... ok, niente. Pazienza. Termino il turno così. Comunque vedrò qualche carta al prossimo turno e vediamo. Contro Arceus dovrò scartare ben 6 energie. Devo vedere 7 energie al prossimo turno. Ok, non ho mai visto in una partita questa carta. Wow. Rillaboom VMAX. Con anche l'energia psico poi. Cosa sto sfidando? Interessante. Spero che non sia un mazzo meme, ma che sia effettivamente forte. Vediamo se mette KO Greninja. Avventuriero. Ok, adesso vediamo un po' di Pokémon. Mi aspetto di vedere un altro Rillaboom, un Rillaboom VMAX. E Umbreon. Wow. Ok. Ah. Mi ha tolto la stadio e mi sta pure lo stando Greninja. Molto male. Molto male. Vediamo comunque adesso, vedrò 3 carte con Goldengo, 2 con quello attivo e 1 con quello in panchina. Vediamo se comunque riesco a fare qualcosina. Questo Rillaboom, il VMAX... Ma il VMAX è ruotato, sarà quello Viastro. No, quello colpo rapido forse. Allora, Pepe intanto molto bene. Allora, con l'anfora posso prendere 2 energie. No, a 7 non arriverò mai. Iniziamo a pescare un po' di carte, ma a 7 non arriverò mai. 2 carte, ok. Vediamone una in più. Canna da pesca non mi serve assolutamente, anche perché lui mi losta le carte. Comunque questo qua direi che lo possiamo giocare tranquillamente. Poi posso usare l'anfora per scartare Mew e prendere un paio di energie. Sono pochissime. Posso usare Pepe per prendere magari un Ultra Ball. Non so se è il caso addirittura di usare il macchinario tecnico in questo turno. Beh, magari lo posso prendere in ogni caso. Ah, potrei prendere, è vero, il contrachiappa Pokémon, però faccio comunque pochissimi danni, no, non serve. Perché probabilmente mi bastano 2 attacchi per vincere questa partita. Su Rillaboom e un Umbreon. Però finché c'è Arceus attivo... No, secondo me qua devo settarmi bene. Metto il macchinario qua. Poi uso Ultra Ball, allora un'energia devo segnare per forza, se no non posso attaccare. Poi uso Ultra Ball scartando energia e canna da pesca e prendo Bibarel. Me la prendo con calma, non attacco in questo turno ma fa niente. Dovrei comunque riuscire a recuperare facendo un paio di attacchi giganteschi nel corso della partita. Con Bibarel pesco 3 carte. 3 carte veramente orribili. A parte, vabbè, questo, però... E tra l'altro non mi serve neanche più il macchinario tecnico adesso, vabbè.
pesco una carta, canna da pesca ancora. No, usare il recupero per prendere due energie è veramente uno spreco. Uso il macchinario tecnico, non sono nemmeno sicuro di avere tutti e quattro i Goldengo nel mazzo, infatti, non avevo controllato. Niente, partenza un po' così, tra la partenza e forse anche qualche giocata proprio non ottimale che ho fatto io, partenza un po' così, però... In generale, danneggiare Arceus non mi sembrava troppo urgente. Preferisco fare un attacco grosso adesso, anche perché se lui inizia a uscire con i Pokémon VMAX, vediamo. Umbreon VMAX, vediamo chi va a prendersi. Magari Bibarel. Ok, vabbè, se pesca un premio fa niente. Ok, 330, quindi qui servono 7 energie. E tu fai 180 e 40 due Pokémon in panchina. Un Pokémon veramente, veramente grosso. Io ho due attacchi per vincere adesso, dai. Quindi cerchiamo di farli adesso, anche se la vedo un po' dura, sinceramente. Perché al momento io ho accesso solamente a due energie. Anche se pesco quattro carte. Ok, ora ce n'è una in più. Iniziamo a pescare un paio di carte. Questa è molto buona. Ora siamo a 1, 2, 3, 4, 5 energie. Ci servono altre due energie, devo capire come fare a tirar fuori altre due energie. Di Goldengo, vediamo. Mamma mia, ho tre Battlefield Pass in mano. No, per un'energia non faccio il KO? Facciamo Ultra Ball su doppia energia, perché tanto poi ne recupero 4, giusto? Sì, giuste, giuste. Ma non ho altri Pokémon utili. Vabbè, posso rimettere in gioco Bibarel in effetti, sì, non ci avevo pensato. Questo può sempre far comodo. E poi posso usare l'anfora. No, dai, faccio 300 danni. Cioè, nonostante tutto, guardate quanti danni che sto facendo. Nonostante tutto. E direi che, cioè, ne approfitto perché recupero 4 energie. Cavoli, ragazzi, per un pelo. E 50 più 50 per... No, 300, infatti. Per un attimo ho sperato di ricordare male. E vabbè, dai, facciamo comunque 300 danni. Vuol dire che poi sarà facile mettere KO questo Pokémon. Mamma mia, che bello. 300 danni. Bene, ma non benissimo. Non capita spesso di trovare Pokémon VMAX ultimamente, quindi è un attacco che non serve fare di frequente. Però vabbè, comunque dai. Comunque ci siamo. Devo fare ancora due attacchi per vincere la partita. Lui come damage output arriva a 180, oppure 160, oppure 180 anche qua. Quindi non dovrebbe pescare premi troppo in fretta adesso. Naturalmente tutti i danni che mette in panchina alla lunga renderanno più facile mettere KO Goldengo. Anzi, altri 40 danni qua e questi vanno KO in un attacco solo. Però, nel senso, adesso vediamo se lo ritiro o se lo lascio attivo. Se lo lascio attivo mi basta semplicemente fare un bel turno di boss KO su Umbreon nel corso della partita. Ecco, gioco un altro Umbreon. Ok, quindi non lo metterà KO, ma danneggerà anche quest'altro Goldengo. Ah, no, ha messo danni su Bidoof. Ok. Top deck, Pepe, mi piace. Allora, peschiamo due carte. Carte molto belle, tra l'altro anche il counter catcher mi piace tanto, devo dire. E con la mano che ho potrei quasi farci un pensierino. Con questa carta che ho pescato a maggior ragione. Allora, lo switch è interessante. Io ho una... Sette... Ok, io ho già 7 energie. Anche senza usare Pepe, ma comunque lo userò lo stesso. E con Pepe posso prendere un'anfora. Perché io stavo pensando che quasi quasi conviene approfittarne adesso, prima che lui mi faccia un eventuale Kissara, visto che ho già tutto in mano. Pesco tre carte. No, però poi... No, perché il boss non c'è... Io quasi quasi lo faccio adesso. Mi pesco tre premi adesso e quel Rillaboom lo metto KO quando voglio, con boss con un'energia soltanto. E allora mi servono 7 energie.
Che casino. Posso usare recupero scartando switch ed energia. 1, 2, 3 e 4. Ne restano due negli scarti. E ho anche l'anfora. No, 3 ne restano. Quindi 7. Me ne servono 8 in tutto. 4. Ho paura che non mi bastino le carte in mano. Oppure di aver fatto male i calcoli, non mi bastino le carte in mano. Allora, una devo segnarla, così non mi dimentico. Raga, ho paura che non mi bastino le carte in mano. Perché se uso l'anfora per scartare la canna da pesca, mi prendo due energie. No, per un'energia. Per un'energia non faccio il KO. Perché io ne scarto due e quindi rimango a tre, ma non posso riprendere l'energia che ho scartato. E quindi rimango 6-300 danni. Dai, ancora una volta. Cavolo, bisogna prenderci la mano. È un mazzo che non ho provato molto, questo qua. E bisogna prenderci un po' la mano. Niente, facciamo così allora. Faccio 250 danni. Secondo me vinco comunque. Però diciamo che, cavoli, entrambe le volte per un pelo. Cioè, diciamo che ho buttato un counter catcher. Adesso rischio di dover fare doppio boss per vincere la partita. Vediamo se adesso lui esce di Rillaboom intanto. Ok, quantomeno uscito di Rillaboom. Così mi basta un solo boss per vincere. Però è anche vero che lui adesso fa il KO. Ah, boss, vediamo su chi lo fa. Su Bidoof. Interessante. Interessante. Deve fare un altro boss quindi per vincere adesso, se no non vince. E se riesco a vincere lo stesso. Vabbè sì, adesso il KO lo faccio per forza, perché mi basta un'energia. Cioè, anche se pesco carte inutili come questa. Lo Stasones. Ecco l'energia che mancava. Sto pensando se giocare lo Stasones oppure no. In realtà no, non vedo perché dovrei farlo. Lui può fare... No, se fa 40 danni in panchina si fa il KO. Se fa boss su uno di questi due, fa il KO. Sì, no, gli switch non ha senso sprecarli adesso. Secondo me va benissimo scattare questa energia e fare il KO. 50 anni. Mi serve il boss per vincere la partita. Lui ora probabilmente uscirà di Arceus. Ah, in effetti lui non può fare danni in panchina adesso perché è uscito di Rillaboom e non ha un altro Rillaboom in gioco. Quindi non può vincere in questo turno. Energia ne abbiamo in abbondanza. Questo Manaphy, diciamo che sarebbe stato gradito non averlo nei premi. Avrebbe semplificato un po' le cose. Se ha boss, no, non ha vinto. Se ha boss, non ha vinto. Prima, secondo me, ha sbagliato a fare il KO su Bidoof. Quanti Pokémon ci sono in questo mazzo? Ha fatto effettivamente boss. Per ora serve anche a me il boss, perché sennò rischio veramente di perdere. Allora, se perdo è perché ho giocato male, perché ho fatto male i calcoli varie volte. E quindi sicuramente non è... Cioè, non è che il mazzo ha girato poco, il matchup è negativo. Non l'ho giocata molto bene questa partita. Lo riconosco. Però vediamo se riesco comunque a gestirmela. Ho pescato il boss. Ok, molto più semplice del previsto. Quindi, recupero di energia. Scartiamo queste carte che ormai non servono più. 1, 2, 3 e 4. Riesco magari anche a... Sì, riesco a mettere KO anche Umbreon volendo quell'altro. Cioè, se volessi, potrei addirittura fare questa cosa qua. Con cui... Mamma mia, ragazzi. Cioè, adesso, lasciate perdere che non ho giocato molto bene. Pur giocando male, guardate comunque questo mazzo che cosa fa. Cioè, wow. Praticamente è finito il mazzo, senza neanche usare Bibarel, che è un supporto, diciamo. Ecco anche l'altro boss. E io comodamente faccio boss su quest'altro Umbreon e lo metto KO.
Ragazzi, questo mazzo è veramente fortissimo ed è molto adatto ai principianti perché, come vedete, pur facendo qualche errorino, qualche imprecisione, bene o male, alla fine si vince lo stesso, perché è facile da usare, è divertente e le partite sono anche molto rapide. Vedete che 4-4-8 si vince. Qua io ci ho messo il doppio degli attacchi, ma in teoria avrei dovuto metterci la metà degli attacchi di quelli che ho fatto. Veramente un ottimo mazzo per i principianti, sì sì sì. Se vuoi iniziare a provare questo mazzo online, puoi acquistare i codici su BioPsyGLCodes. Ricordati che avrai anche uno sconto del 5% se scrivi Uber al momento dell'acquisto. E se invece hai già deciso che questo è il mazzo che vuoi portare in Lega o portare al tuo primo torneo, ti consiglio assolutamente di acquistare le carte su CardTrader. Se scegli carte vendute da venditori che usano CardTrader Zero, pagherai una sola spedizione e quindi risparmi un sacco di soldi. Mi raccomando, iscriviti con il link che trovi nella descrizione di questo video, così avrai 2 euro da usare su CardTrader e supporterai questo canale. Allora, io sono contro Gardevoir, un matchup tutt'altro che semplice. Lui ha partito di Mew, gli ho regalato un paio di carte di Mulligan. Non penso che potrò mai vincere questa partita. Però ci proviamo, adesso gioco un paio di turni. Se vedo che lui si setta bene, non posso vincere. Per un motivo molto semplice, ovvero che lui attacca con Pokémon da un premio e io con Pokémon da 2 premi. In entrambi i casi ci mettiamo capo a vicenda, e quindi è abbastanza ovvio che vince il mazzo che ha Pokémon da un premio. È proprio una questione matematica. Lui ha messo in gioco già 3 Ralts. Ci provo, ragazzi. Io un paio di turni provo a giocarli, però non ho grandi aspettative. Prendiamo un bel Battle V-Pass e prendiamo il nostro macchinario tecnico. Vediamo com'è la situazione. Premi, o dove sono tutti i miei Goldengo? Ho 2 Goldengo nei premi. Dai, già il matchup è difficile. Ok, ok. Quindi, Battle V-Pass. E ci prendiamo anche un Bidoof a questo punto. Qui assegno. Mettiamo il macchinario tecnico. Attacco, evoluzione e evolvo direttamente sia Goldengo sia Bibarel. Perché mi ha fatto prendere Goldengo? Ok, infatti, è un'animazione a cui devo ancora abituarmi. Per un attimo pensavo che non avesse selezionato Goldengo, ci sarei rimasto malissimo. Ok, tra l'altro la mia mano, ragazzi, cioè, tutto sommato, io ho in mano un altro Goldengo, ho Pepe per prendere eventualmente un'anfora con cui prendere altre energie, il recupero. La mia mano è ottima, la mia partenza va benissimo, peccato avere pochi Pokémon in gioco. Vediamo se lui adesso inizia già a pescare un premio, perché se non pesca premi adesso, io pesco il premio per primo, magari riesco a fare uno scambio premi bello, bello serrato e riesco anche a vincere, perché a un certo punto lui comunque guarda i vari ex e posso pescare facilmente 2 premi. Se però dovesse già riuscire adesso a pescare un premio, allora Zacian va benissimo, sono debolezza metallo, poi va benissimo, tu ti peschi un premio, io ne pesco 2. Anzi, secondo me ha sbagliato a giocare Zacian, perché io vincerò in 4 attacchi, uno su Zacian, uno su Gardevoir EX e 2 su Pokémon piccoli. A meno che lui non rigiochi Gardevoir EX, quindi vediamo quanto in fretta riesco a metterlo KO. Mi auguro che lui non riesca a fare il KO adesso. Se non riesce e ha Zacian in gioco... Ah! Avevo una mano bellissima. Vabbè, ho comunque Bibarel, dai, vediamo. Oh mamma mia, cos'è questa schifezza? Vabbè, dovrei comunque riuscire a cavarmela, perché ho vari modi per pescare, ho comunque energia. Non è il massimo, eh. Vabbè, lui comunque avrà Carmen Rara in mano. Mamma mia, ha avuto una partenza. Ha già 4 energie negli scarti e 2 in gioco. Sì, ha la Carmen Rara per forza, mi sa. Oppure no? Oh, molto bene. Allora, mi servono 3 energie in tutto. Una la posso recuperare da qua, se dovessi ritirarlo, e la riprendo col recupero. E magari poi l'altra la pesco, magari. Vediamo. Ok, questo è un bel top deck. Mettiamone in gioco anche un altro, anche se comunque sarà difficile evolverlo. Ah, certo, posso usare Greninja. Anche Greninja. Ho accesso anche a Greninja. E volendo anche a Mew. Che potrebbe essere ancora meglio perché ho il doppio switch. Mm.
Sai, quasi quasi do la precedenza a Mew. Mari, questa qua la scarto. Mando Mew. E inizio a usarlo. E eccoci qua, proprio che volevo arrivare. Perfetto. Poi usiamo Switch per mandare Goldengo. Un'energia direi che la posso assegnare. Vorrei evitare di usare il recupero se possibile. Quindi no, niente Bibar a questo turno. Manafi, recupero. Direi che usiamo Anfora su Manafi, che potrebbe servire se gioca Screamtail, il Pokémon nuovo. Però per ora facciamo così che va meglio. Energia qua. Devo scartarne due, peccato. Non ho usato nessuna carta aiuto, però pazienza, non le ho viste. E scartiamo due energie. Sono il primo a pescare un premio. E sinceramente spero che lui non riesca... No, beh, adesso per forza mi mette KO. Però diciamo che se ora pescassi un Goldengo dai premi sarei molto contento. Allora, sicuramente userò la canna da pesca per rimischiare Goldengo nel mazzo. Ho urgente bisogno di trovare Goldengo il prossimo turno. Ho Mew e Switch, quindi magari potrei trovare l'Ultra Ball. Però ecco, diciamo che avere solamente un Goldengo nel mazzo non mi piace per niente. Adesso vediamo lui comunque cosa fa. Gardevoir EX sappiamo che ce l'ha. E io dovrò pescare ancora un premio su un Pokémon da un premio. E poi cercare di fare doppio boss per Zacian e Gardevoir. E così facendo forse ce la faccio a vincere, pur essendo un matchup veramente difficile questo. Ha scartato Macile dello stadio, che era una buona opzione per scartarsi Zacian. Secondo me non si è reso conto di quanto sia rischioso giocare una carta come Zacian contro questo matchup. Eccoli qua, questi qua sono i miei 5 premi. Kissara, guarda, in realtà va bene. Peccato per la canna da pesca super, però ho 5 carte belle nuove e le prendo volentieri. Dai, carina la mano, eh. Arrivi a fare il KO. Manca poco. Vabbè, comunque ha un sacco di energie negli scarti nel caso, quindi. Perché devo usare Pepe per l'Ultra Ball? Perché sennò potevo quasi pensare a riprendere già Countercatcher su Gardevoir EX. No, però non mi bastano ancora le risorse. Gardevoir devo lasciarlo per ultimo. Zacian sarà facile da mettere KO invece. Io tra l'altro con un'energia faccio 100 danni, quindi... Ah, sta sparpagliando l'energia. Cosa sta facendo? Ora fai 240 con Gardevoir. Ok. Per 20 danni devo scartare due energie. Faccio solamente 100. Peccato. Questo potrebbe essere un problema, perché io con Pepe posso prendere l'Ultra Ball, però non ho solamente due energie poi, quindi mi resta ancora un'energia da recuperare. Ok, 270. Questo Gardevoir va messo KO prima di subito. Ma non dovrebbe essere un problema. Anche se comunque, proprio a livello matematico, non penso di riuscire a stare dietro al suo ritmo. Adesso vediamo, ma... Ok, l'energia è arrivata. La priorità era questa. Pepe, usiamo subito Ultra Ball. Per scartare una lavoratrice e un Lost Athones. E prendere Goldengo. Anche perché io non ho Kissara, quindi... È tosta. Allora, iniziamo a rassegnare... E a pescare con Bibar. Il KO ce l'ho adesso. Quindi qualunque cosa io faccio il KO ce l'ho. Negli scarti ne ho 4. Potrei arrivare a 6, a 7. Però manca il countercatcher per mettere KO qualcuno dalla panchina. Facciamo Anfora su lavoratrice. Così tolgo un po' di energia dal mazzo. Countercatcher ce l'abbiamo innanzitutto. Ok, sarebbe veramente fortissimo riuscire a pescare due premi adesso. La cosa più forte sarebbe su Gardevoir. Siamo a 3, 7.
peschiamo un paio di carte, vediamo cosa arriva. Switch, Battle V-Pass. Canna da pesca molto utile. Direi che scarto due energie. Uno e due. E KO, qual è però il problema adesso? Che entrambi vinciamo facendo due attacchi, perché io vinco mettendo KO Gardevoir e Zacian, lui mettendo KO due Goldengo. Il problema però è che lui attacca per primo, quindi attacca con Zacian e poi setterà un altro Gardevoir nel frattempo. È per questo che è un matchup così difficile questo. Quindi se lui dovesse missare o il KO adesso, ma non può missarlo perché ha Gardevoir, oppure il prossimo turno, allora ok. Infatti alcune liste giocano Scizor, che è una buona opzione per avere un attaccante da un premio, anche se tu comunque hai sempre in gioco tanti Goldengo. In questo caso non ce li ho perché li avevo nei premi. Però comunque Gardevoir non ha problemi a fare boss in panchina, quindi non penso che Scizor comunque faccia una differenza veramente rilevante. Però il problema adesso è che se anche dovessi riuscire a mettere capo quel Gardevoir EX, ci sarebbe comunque Zacian carico in gioco, quindi non posso vincere. Sto pensando se c'è qualcosa che si può fare, solo che lui fa 20 danni che non sono male, però con due energie. No, è proprio difficile. Io posso fare il KO adesso, però poi lui mette un sacco di energie su Gardevoir. A Gardevoir servono, può mettere al massimo 6 energie e sono 240 danni. Potrebbe non avere un'energia in mano. Se non dovesse avere un'energia in mano potrebbe missare il KO, ma capite che è veramente difficile. E io non ho nemmeno Kissara. Vediamo adesso se si riesce a fare qualcosa. Intanto abbiamo lo Switch, posso comunque mandare Mew a usare Switch. Goldengo tra l'altro c'è. Quindi evolviamo. Un bel Mew. Ok, vediamo cosa trovo. Ci sarebbe anche il Counter Catcher, però non posso usarlo, perché sennò poi ho perso. Ma l'unica cosa che posso fare è prendere il Battle V-Pass per scartarlo. Quindi io assegno qua. Switch. Mando Goldengo. Recupero di energia, scartando queste due carte molto molto inutili. Mi prendo queste quattro energie che bastano, avanzano, anzi ne basta una sola. E niente ragazzi. 99% ho perso, però vedete che comunque sì, 100 danni bastano. È proprio una questione di scambio premi qua, cioè io avrei vinto il turno successivo. Anzi, se lui non avesse giocato Zacian, nemmeno il turno successivo avrei vinto. Per quello che dico, secondo me Goldengo è un ottimo mazzo per i principianti, è un ottimo mazzo contro i mazzi diversi da Gardevoir e Lost Zone Box, ma contro questi mazzi qua invece è molto più complicato. Perché abbiamo solamente attaccanti da due premi. E secondo me Scizor comunque non risolve il problema, perché dovresti veramente avere in gioco solamente Scizor e solamente Pokémon da un premio. Che è una cosa che di solito comunque non succede, perché Goldengo comunque è il motore del mazzo. Bibarel è un ottimo supporto, specialmente a inizio partita, però non è neanche indispensabile. Molte liste non lo giocano nemmeno. Tu adesso sei a 240 danni, ti basta un'energia dalla mano. 7, 10, no, 9. Aspetta, potrebbe non avere l'energia, credo ce ne sia una sola. Canna da pesca, ok, la rimischia, non si riesce a trovarla. Oh, vabbè, avrà il cristallo di bruma. Se non ce l'avesse sarebbe divertentissimo. Ah, ok. Beh, per un attimo ci ho sperato, vi dirò la verità. No, comunque sì, cioè, ci si può inventare qualche modo per migliorare un pochettino questo matchup, ma non so neanche se ne vale la pena. Cioè questo qua è un mazzo pensato per essere facile da usare, per fare tanti danni, essere molto aggressivo e ci sta che contro un mazzo come Gardevoir il matchup sia negativo. Tenete presente che Gardevoir comunque non ha dei matchup bellissimi adesso con Iron Hands in giro,
E quindi bisogna anche vedere un po' come cambia il metagame. Adesso vedremo come andrà anche il like, come andranno i prossimi tornei grossi, per capire se Goldengo sarà competitivo e se Gardevoir continuerà a essere competitivo oppure no. Ti sei accorto che hai tutte le carte per il tuo mazzo, ma non hai le bustine protettive o il portamazzo? In questo caso il consiglio che ti do è di rivolgerti a Car Square. È il negozio del mio carissimo amico, io tutti gli accessori con cui mi vedete anche ai tornei li prendo sempre da lui. Anche perché oltre a essere prodotti di ottima qualità, sono anche a buon prezzo. Comincia il mio avversario, che gioca Regibox, un mazzo che non si vede da un sacco, ma veramente un sacco di tempo, e che è tornato forte, perché grazie a questa bellissima carta, l'anfora terrestre, è molto più semplice scartare le energie e anche andare a prendere le energie base che servono, perché adesso si gioca con le energie base Regibox. E quindi sono contento di sfidare, è la prima volta che lo sfido da quando è arrivata questa versione nuova. Vediamo un po' come sarà. Secondo me dovrei vincere io, perché lui deve fare due attacchi per vincere, non dovrebbe avere modo di mettere KO Goldengo in un solo attacco, mentre io pesco un premio ogni turno. È anche vero che devo stare molto attento alle risorse però, perché qui devo scartare tre energie ogni volta. Intanto qui vedo che i Pokémon non mancano, anche stavolta non sarà un problema riempire la panchina, e lo facciamo subito. Anche Manaphy potrebbe essere una buona idea, però in realtà per ora aspetto a metterlo, perché c'è Regilecki che fa i danni in giro, però preferisco mettere in gioco un po' di Goldengo prima. Poi usiamo pure Mew. Non volevo scartare le carte che avevo in mano. No, recupero un po' presto per prenderlo. Magari la canna da pesca potrei scartarla adesso. No, però la canna da pesca no, perché devo stare attento alle risorse. Dai, scarto il boss. Scarto il boss, fa niente. Ok, ho un'energia nei premi, fa niente. Scartiamone una. Questa sì che è una bella pescata. Attenzione. Questa energia, dai, comincio a segnarla. Così poi posso segnare per ritirare. Questa è una bella pescata, cavoli. E vediamo il mio avversario adesso cosa fa. Se riesce ad attaccare con Regidrago, anche se sinceramente dubito, perché ha un'energia lotta e una regalo, quindi al momento si sta avvicinando a poter attaccare con Regirock. L'Iris molto forte, perché ho già riempito la panchina, e si è scartato Kissara e ricerca accademica, wow. Quindi la consistenza non manca. Ok, panchina piena. Ti mancano però un sacco di energie per attaccare al momento. Scarpa tracking, vediamo. Non abbiamo ancora visto nessuna anfora terrestre per il momento. Altra scarpa da trekking. Scartami, non vuol dire che non ti serve. Ma non ha scartato energia. Quindi secondo me non attaccherà in questo turno. E se attacco per primo io sono ancora più avvantaggiato. A me serve in tutto vedere 3 o 4 energie il prossimo turno. Una per ritirare e poi 3 da scartare. Poche Gear, però non ti serve ancora questo. Perché c'è stata la carta aiuto in questo turno. Energia regalo, ok, si porta avanti perché dice, metti questo qua, mi mette KO, almeno mi pesco un paio di carte. Ah sì, ho usato il Poke Gear a vuoto per pescare una carta in più. Ok, sono contento per pescare il Battle V-Pass, e non sono ironico, ma perché devo fare Ultra Ball, e almeno sono sicuro di avere una carta da scartare. Vediamo se trovo un'altra carta inutile da scartare, perché vorrei evitare di scartare il Super Amo. Beh, anche lo switch non è male. Anfora terrestre. Facciamo anfora terrestre. Facciamo così per ora. Magari per ora aspetto con l'ultra. Iniziamo a scartare un'energia. Ah, attenzione, è arrivato Bibarel. Ok, questa la assegniamo qua per poter ritirare. Iniziamo a pescare un paio di carte. Voglio già rimischiare qualcosa? No, direi di no. Mischiamo un paio di carte. Ok, perfetto. Perfetto, il KO ce l'abbiamo. Vediamo adesso di gestirlo nel modo più efficiente possibile. Ovvero scartare un'altra energia se devo utilizzare il recupero. Ok,
carte belle da scartare. Mi manca ancora un'energia, vediamo se la pesco così magari. Peccato. Peccato, allora direi che uso Ultra Ball per scartare un'energia e un Bibarel e prendere un altro Goldengo. Così mi pesco un'altra carta ancora. Sono bello settato. Bella pescata, direi che uso recupero per scartare Manaphy e Switch. Ho paura che mi faccia boss però, perché uno Switch l'ho già usato. No, non l'ho usato. Allora sì, scartiamo pure lo Switch. Sì. Ok, prima risorsa per le energie l'ho usata. No, le risorse dovrebbero bastare, però devo stare attento a usarle in maniera intelligente. Perché è veramente un attimo che magari si esagera a utilizzare Greninja, si scarta magari un super amo o un recupero di energia e poi non ce la fai più a starci dietro con gli attacchi. Perché qui devo scartare veramente tante le energie. Quindi al momento io ho ancora 3 recuperi che sono 12 energie, ovvero quasi 3 KO. E altri 2 li devo fare con le energie che ho nel mazzo o con la canna da pesca super. Tu adesso fai 120 e fai danni in panchina. Valuteremo poi se sarà necessario giocare Manaphy in base alla strategia che lui sceglie di seguire. I danni che fai in panchina con Regieleki comunque sono solo 40, quindi sì, potrebbe mettere KO Mew dopo 2 attacchi, però gli altri Pokémon hai voglia, ora che li mette KO. Contra K Pokémon, attenzione, ah, Greninja, va bene. Ah, vuole pescarsi un premio facile. Ha scartato un sacco. Attenzione, questa è la versione con Spino. La versione con Spino gioca anche Iron Hands, che è un'idea molto carina, anche se è un po' difficile da mettere in pratica, un po' una combo. Infatti in questo caso avete visto che ha scartato entrambi gli Spino. Come sei messo in origine di scarti? No, è ancora un po' in alto mare. Deve scartare ancora 2 energie lampo per poter fare l'attacco. Qualcosa mi dice che non ce la farà. Vediamo se le scarta entrambe. Lampo e metallo. Magari uno ce l'ha in mano e la segna. È carino, Regibox adesso. Poi ha ancora qualche problema di consistenza. Addirittura concesso, wow. Però è un mazzo veramente molto carino, Regibox. Mi piace. E anche quello è un buon mazzo, tra l'altro, per i principianti. Perché non è neanche troppo difficile da usare. Ed è anche molto, molto economico. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Questo è un mazzo, come vi ho detto anche durante il video, molto adatto ai principianti perché non è difficile da usare. Poi qualche errorino può scapparci, però appunto ci si prende la mano abbastanza in fretta. Bisogna fare bene i calcoli delle carte da scartare, delle energie che servono. Deve essere anche comunque abbastanza economico. Sì, ci sono 4 Pokémon EX, però comunque a parte quelli il mazzo comunque è molto economico. Ed è veramente divertente, è proprio divertente giocare sto mazzo, che poi comunque è forte contro quasi tutti i mazzi del formato. Bisogna stare un pochino più attenti ai mazzi che hanno attaccanti da un premio. Ragazzi, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!